Vediamo se ci siamo, Ho visto perfetto. adesso, eccola. Francesca Mondazzi, Eccoci appunto. qua. Yes. Abbassiamo i volumi dei Yes. telefoni. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Da Ferragosto siamo per tenervi compagnia, io, Silvia e Patrizia, per una nuova serata insieme a voi. La Buonasera Gaetano, buonasera. connessione a volte è stabile. Buonasera a tutti. Ciao Franci, ciao Patti, buonasera a tutti, Ciao buona ragazze, serata. Buonasera a ciao, tutti quanti. Accaldate. ciao, come state? Patrizia, come stai? Molto bene, molto accaldata. Il Mi sa caldo dà la che sia. festa. Mi sa che in questi giorni è una cosa comune il caldo. Ciao a tutte, ciao a tutte le ragazze che sono con noi, ai ragazzi che vedo collegarsi. Perdonateci se questa sera la connessione non sarà stabile al 100%, ma durante la settimana di Ferragosto capitano anche queste cose. Perfetto. Allora, io direi, Gaetano ci ha detto che possiamo andare avanti. Benissimo. Grazie, Certo. Gae. Grazie, maestro. Grazie. Allora, io propongo quindi alle persone di scrivere nome, cognome, data di nascita, domanda precisa sulla quale chiedono la risposta da Patrizia o da Silvia o da tutte e due. Io questa sera Certo. modero solo la diretta, quindi tocca a voi, no? Avanti tutta, che siamo bellissime. Quindi, ripeto. Nome, cognome, data di nascita e domanda precisa. Io aspetto che ancora le persone stanno entrando, ci stanno salutando. Aspettiamo di leggere qualche commento. Perfetto. Allora, vediamo, partiamo subito con Rosa. Carli e dice Rosanna, io ho i miei genitori anziani. Va bene, allora Rosanna è nata l'1/6 del 64. Chiede un messaggio su come poter affrontare insomma questa sorta di tra virgolette difficoltà, no? Nel seguire i suoi genitori. Silvia, In posso che senso? fare? Allora, lei dice che ha difficoltà con i genitori perché sono anziani. Quindi, Sono anziani. secondo me, significa ecco, avere magari genitori che non stanno più, che non sono più, no, come noi vorremmo. Come affrontare questo Ecco, momento di difficoltà? come Sì. affrontare questo Mi momento? puoi ripetere Esatto. il nome, Franci? Allora, si chiama Rosanna De Sì. Carli, è nata l'1/6 del 1964. Cominci tu, Silvia? Dai. Comincio io, vai, va bene. Allora, qui le carte di Rosanna in effetti mi parlano di una forte ansia che Rosanna ha delle paure, ha della stanchezza. Si vedono carte per lei abbastanza importanti, quindi a carte che mi fanno vedere appunto la sua preoccupazione. Allora, la domanda, Franci, ti dico la verità, è molto, molto generica e anche, a mio avviso, è un po' complicato poter dare una risposta, forse centrata come se l'ha chiesta lei.
Dalle lame però che cosa esce? Che lei, nonostante tutto, farà un buon lavoro con questi genitori. Cioè, nel senso, lei non si deve preoccupare. A me qui mi fanno vedere tante carte di grande paura. Cioè, nel senso, lei ha carte di preoccupazione, ha carte anche di destabilizzazione, perché comunque quando mi escono carte così forti significa che lei la sta vivendo probabilmente in maniera un po' sofferta questa situazione. Però c'è una buona ruota di fortuna. Lei con il tempo, oltretutto, troverà come un punto d'incontro, troverà un po' una chiave per, diciamo, gestire questa situazione e lo farà in maniera eccellente perché mi uscirà alla fine un buon lavoro. Mi parla oltretutto anche di dialogo questa stesa, di dialogo, di vicinanza, di Sì. apertura. Allora, riprendo ciò che ha detto Silvia per quanto riguarda il quesito che è molto particolare. Facendo come posso, no? E ho chiesto proprio agli oracoli. La risposta mi è stata data con più carte che parlano di una grande gratitudine che tu senti nei confronti della famiglia e di una tua forte riuscita ad oltrepassare questo cancello, che in questo momento è difficile, perché come dice giustamente Silvia, c'è tutto un insieme, no? C'è una situazione pesante, ma poi c'è un cancello ed esso è aperto, quindi c'è una valvola di uscita. Quindi stringiamo i denti e si prosegue. Certo, non è semplice, ma la carta della gratitudine fa capire anche il grande amore che tu metti e sicuramente sarai molto ripagata per questo. Molto. Bella. Sì. Bene. Bello, certo. Allora, io vi interrompo un attimo, nel senso che ho voluto leggere questa domanda, ma sapevo che non era una domanda bella chiara, no? Come noi chiediamo, come voi chiedete. Quindi l'ho fatto ugualmente perché è così di spiegare. Quindi non così, insomma, più specifiche, perché così dalle domande più specifiche riusciremo ad ottenere delle risposte più chiare. È giusto? Bene. Sì, non ho capito tanto, nel senso che purtroppo va a strattoni perché, come dicevi, abbiamo problemi nel sentire. Allora, Non è un problema. anch'io. Non è un problema. Comunque, domande chiare, domande Sì, precise, e certo. così avremo delle risposte precise. Il succo del Va discorso era bene, questo. sì, certo. Perfetto. Allora, Prego. chiedo a Patrizia. Allora, Anna Maria Ferrari Sì. chiede: ritroverò il sorriso, avrò serenità e realizzazione. Allora, vediamo, eh. Allora, Anna Maria è nata il 26/3 del 1965. Abbiamo una splendida strada aperta proprio per te. Arrivano notizie che fanno sorridere. Quindi la risposta rispetto alla domanda è affermativa. Ci sono delle situazioni che si stanno mettendo in ordine proprio per fare in modo che tu venga sollevata e che tu avverta in ogni caso da parte del mondo dello spirito un grande aiuto proprio in questo momento. La carta della temperanza indica successo con il tempo. Prego. Ho fatto. Bene, Sì, rapida nel allora, senso, così facciamo più esatto, persone, no? Come aveva detto giustamente Gaetano. Rapide nella esattamente, risposta. rapide. Allora, Silvia, Sì. chiedo a te, allora, i commenti scorrono velocissimi, allora, Anna Rita Schettino è nata il 28 3 del 95 e dice: sto vivendo un momento di crisi per quanto riguarda l'amore. Sto frequentando una persona in questo momento, ma non mi sento convinta. È lui o mi aspetta altro? Quindi, non è molto decisa su questo amore che ha in questo Okay. momento. Anna Rita? Anna Rita è nata il 28/3 del 95.
Allora, per Annarita, allora, il fatto che lei sia indecisa, insicura, me lo confermano anche le carte che ho appena buttato giù. Allora, sono sue ansie e sue paure, perché lei, a mio avviso, per quello che mi dicono le carte, dovrebbe dare una possibilità a questa persona, perché lui non mi esce con delle carte così negative. Qui mi fa vedere più che altro il passato, il suo passato, che è ancora molto presente, quindi ha delle paure fondate su probabilmente delle rotture precedenti. Però, allora, se questa storia proseguirà, Franci, se lei vuole sapere questo, dipende soprattutto da lei. Ci sono delle buone possibilità e secondo le carte, per me una possibilità dovrebbe dargliela a questa persona, ma deve lei togliere le sue ansie, le sue paure. Perché le difficoltà che vedo sono prettamente sue nei confronti di questa persona. Mi mette proprio dei blocchi, mi parla molto del suo passato. Dove è Siamo andata rimasti in due. Francesca? Dove è andata, Franci? Ok. No, no. Eccola. Eccomi. Eccoci, Franci. Sì, ogni tanto questa sera purtroppo è così, ma noi siamo forti, quindi Assolutamente sì. non c'è problema. Non vi è problema. Allora, vediamo. Io chiedo a te, Patrizia. Sì. Allora, per Laura Bossi. Laura Bossi. Laura è nata il 28, ok? È nata il 28-5-78. Aspetta che me la sono persa, perfetto. Fa una domanda particolare, ma Beh, Francesca, tanto le terapie più dure, domande la particolari, non faccio a vi è te, nessun problema. la giro a Sì. te. Cioè, sì, tutto Okay. d'accordo No, con noi. ma la Perché faccio a te perché. mi ami, dillo. Certo, Esatto, pensa se non allora, m'amavi. assolutamente, ma è bellissima questa domanda. Allora, Laura chiede, quale energia primeggia in me? Madonna, Franci, io voglio di scusate, veramente. Cioè, quale Guarda, energia? Allora, aspetta, Francesca, questa è una domanda, solo io questo c'è scritto? allora. Lei dice quale energia primeggia in me e come posso l'utilizzo. Allora, un Io attimo solo, la adesso per come la vediamo. intendo. Allora, vediamo quale energia primeggia lei, come posso capire io la domanda che ha fatto attraverso le carte degli oracoli akashici. Vediamo un po' che esce, di che cosa parlano. Allora, dimistichezza con tutto ciò che è energia che proviene dalle mani, dimistichezza con i cristalli e percezioni. Percezioni attraverso una forma di intuito importante e probabilmente grosso canale di comunicazione con tutto ciò che è oltre il velo. Quindi grande è la capacità di Laura nella sua chiaro, conoscenza, quindi andando indietro nelle vite passate, chiaro, veggenza, quindi la capacità, e soprattutto grande canale di energia attraverso anche l'uso delle mani. Tanto. È anche molto creativa, sia a livello mentale che a livello proprio materiale. È una forte energia molto intensa la sua. Anche i cristalli in ogni caso, dimestichezza con i cristalli. Comunque, come domanda era bellissima. Lascia spazio proprio a un consulto se dici, perché A tu ci te. sei 2 ore, no? Capito? Così, in linea di massima, possiamo dargli questo alla carissima Esatto. Laura. Va bene? Ok, grazie. Grazie. Io l'ho scelta perché era una domanda molto bella, una Bella. domanda che lascia spazio ad un consulto. Bellissima No, questa no, domanda. bellissima, Io bellissima, stupenda. voglio salutare Katia Silvestri che ci sta seguendo. Ciao Katia. Oh, ciao Buone. Katia. Ciao E Katia. salutiamo anche Antonella Virzì che è qui con noi stasera. Dice scusate il Anto, ritardo, ma sei sempre la benvenuta.
Bene, andiamo avanti. Grazie. Allora, vediamo. Vediamo un attimo. Allora, Moira Fasani. Faccio questa domanda a Silvia. Un messaggio riguardo all'amore, lei chiede. Ci sarà un nuovo amore per me? Moira è nata l'11, aspettate che me la perdo, l'11/7 del 77. Vediamo per Moira se arriverà l'amore. Allora, messaggio per Moira, Franci. Arriverà l'amore? Assolutamente sì, perché le lame sono tutte lame molto positive di conferma. Ci sono però delle carte che mi parlano di un tempo non brevissimo. Allora, io qui non vedo che lei ha già incontrato questa persona, vedo che arriverà qualcuno. Posso anche sbilanciarmi, fine anno, inizi del nuovo, una nuova conoscenza che gli porterà proprio una leggerezza, perché vedo tanta sofferenza nel cuore di questa persona. Vedo molta sofferenza, però guarda, mi chiude con una carta molto bella, con una carta con un bel carro di trionfi, quindi ci saranno delle sorprese inaspettate. Lei sarà sorpresa da quest'amore che arriverà. Non è una cosa che nascerà pian piano, sarà proprio, io lo definirei un colpo di fulmine, perché ha delle lame incastrate in una certa maniera. Quindi, Moira, per te l'amore arriverà, io ti do una conferma piena e sarà sorprendente quando arriva. Wow, mi Quindi piace. preparati. Sì, Bene. belle, no, molto Sì, belle. Devo dire piace. la verità. Erano proprio incastrate bene. Ci piace. Bello, ci piace. Sì. Va bene, allora, dai, oggi siamo vicini. Ha passato la notte delle stelle, dei desideri. Io vi scelgo un altro, un'altra domanda. Vabbè, adesso mi Si è stanno capito dalla rendendo presentazione. un Vai. desiderio alle stelle. Perché adesso prendiamo la Dai, a lanterna San per cercare Lorenzo, la chi è che non domanda. esprime un desiderio sull'amore, ragazze? Assolutamente. Tu, Dai, dai, dai. sull'amore qui, eh. Allora, almeno, dai, sull'amore. Allora, vediamo qua. Paola Tittoni. Cognata il 18 maggio. E chiede: troverò un compagno di vita? Allora, per una domanda così impegnativa, compagno di vita, aiuto a tutte e due le mie amiche questa sera. Quindi farei partire Patrizia, se è Certo, d'accordo, ma per poi certo. continuare con Silvia. Sempre dei sì. Pensa se dice una sì, una no, che meraviglia stasera. Cerca da lineate, mi raccomando. Vabbè, ma siamo belle così, no? Ah, sicuro, per forza. Allora, vediamo, vediamo se c'è la possibilità di un incontro. Allora, finalmente dopo tanto tempo, la risposta è affermativa, con il suo tempo in ogni caso. Ho carte che parlano di un passato molto importante, di un passato che ha fatto di molto soffrire, quindi sì, tu hai voglia di incontrare una persona sicuramente, con tutte le paure che hai dietro. Quindi diciamo che la risposta è affermativa nel momento in cui tu apri a livello energetico questo meraviglioso cuore, la persona è pronta. Quindi la risposta è un sì appena tu apri il cuore, l'energia è pronta e non è neanche così tanto lontana. C'è una forte sofferenza legata al passato, qualcuno forse che ancora è rimasto qui. Vai, sì. Io aggiungerei veramente poco a quanto ha appena detto Patti. Mi so io su tutta la stesa che la trovo in perfetta linea con quanto ha appena detto Patrizia. Io aggiungerei D'accordo. proprio il esci da questo tunnel, nel senso, staccati da questo passato e fai luce, perché le carte mi fanno vedere che sei in attesa, aspetti, ma realmente non hai chiuso delle porte Brava, bellissimo. precedenti. Quindi questo fare luce la devi fare con la massima sincerità ed onestà, se no fai fatica, però assolutamente c'è un sì pieno anche per me. E non è neanche lontana come forma No, energetica, no, perché in perché no, passato si mi fa toccare percepisce.
veloci, ho carte di... Proprio, si sente Sì, non ho proprio. carte statiche. Appena apre che è Perfetto. disponibile, c'è cioè nel senso aperto, apertura proprio di cuore, anche audacia. A volte serve anche un po' d'audacia, Bravo, che non mi piace. assolutamente sì. Perfetto. Sì, assolutamente sempre. Allora, io volevo salutare due persone che ho visto adesso. Allora, la nostra moderatrice insieme ad Antonella che leggo è Mirella Greco, quindi un ciao Grazie, e un ciao. Ciao, bacio ciao, Mirella, a Mirella grazie. Greco. E poi ho visto un grandissimo relatore di Bridges of Light che è Dario Del Buono. Le sue Mamma mia, meravigliose. Dario Del Buono, io lo adoro, non lo so, lo sanno Perfetto, tutti, eh. quindi ci Guardate le saluta, sue ci dà dirette, sera. guardate le dirette di Ciao Dario, perché Dario. sono meravigliose le dirette di Dario. Esatto, sono fantastiche. Figlio d'arte, figlio d'arte, Allora, andiamo avanti. eh. Beh. Allora, andiamo avanti. Grazie. Allora, abbiamo detto che San Lorenzo era ieri, se no, no, era sabato. Era 10. Sì. Perfetto, quindi un'altra domanda sull'amore, dai, Vai. vediamo. Sempre a Era quattro mani? 10, sì, l'altro ieri. A quattro Sempre a mani, quattro. ragazze, allora. Sull'amore a quattro. Vai. Sì, Pienamente d'accordo. sull'amore a quattro, dai. Vai. Allora, si chiama Fabiana Sansone Sì. e è nata il 3 8 del 77 e vi chiede: l'uomo che ho incontrato, che sento di amare, mi ricambia? Ripetimi il nome di lei, Franci. Fabiana si Fabiana. chiama Fabiana. Canzone. Silvia, cominci tu? Se Arrivo, sì. no, comincio io, dimmi tu, eh. Come vuoi, Patti? Vai, io ci sto. Allora vai. Ho Vado. cominciato prima io, sì. Allora, Vai, Silvia. Fabiana, qui mi fanno vedere le carte che ci sono dei dubbi, forse delle paure che tu hai su questa persona, mi metti dei blocchi su questa persona. Io ho una ruota di fortuna con la carta dell'amore e un appeso. Anch'io, uguali, Silvia. Quindi c'è un Silvia, qualcosa. cioè, guarda, identica, uguali. Cioè, bene. Benissimo, direi, Direi che allineatissima, eccoli. Cioè, a distanza, insomma, siamo più che in linea. Quindi, ragazzi, beh. meraviglioso, meraviglioso, Patti, Bene. meraviglioso. Così mi piace, capito? Così deve essere. Quindi, io che cosa ti dico, tesoro? Io su di lui non vedrei neanche delle... A parte, noi dovremmo anche lì, Francia, con una piccola parentesi, avere il nome dell'altra persona, la data, per essere più. Però le lame, dall'altra parte, mi parlano Certo, di un'unione, ma con delle carte molto belle. Nel senso, potrebbe essere ricambiata questa cosa? Sì, però mi fa vedere che questo fermo, questa ruota di fortuna con questo appeso, me la mette proprio lei su quest'amore. È come se lei avesse molte paure, non la fosse del tutto diffidenza, lei è tanto, diffidente nei confronti di tanto. questo uomo, è Lo giudica, diffidente. nel senso, giudica molto, osserva molto, è molto diffidente. Sì, uso anche io la tua stessa parola, Patti, perché è Paura, così. paura. Ha molta diffidenza e questa cosa nasce probabilmente da una paura passata. Ecco, gli dovrebbe dare una possibilità, a mio avviso, dalle carte che vedo. Io concordo al 100% su quello che hai detto tu, perché sono uscite esattamente le stesse carte che parlano di una grande, veramente, diffidenza da parte di lei. È come se questa persona ha qualcosa che lei pensa di essere innamorata, lo è, però anche lui, perché c'è, cioè, nel senso, però c'è qualcosa in lei che Sì, questa ruota di si fortuna mette a lei. la mette così A lei. bloccata questa ruota di fortuna. Sì, Bene. pure a me esce su di lei. Nel senso, quasi come a tratti, no, Patti, dimmi se la vedi uguale. Come gli trova il difetto, capito? Esatto, Quindi... brava. Come quando uno d'ora dice, c'è qualcosa che mi puzza, capito? C'è qualcosa che a lei non C'è risuona. Anche qualcosa che lei non risuona. se tutto sommato le carte sono abbastanza buone, forse non Sì. c'è questa grande conoscenza. Qui sarebbe da dare giù Sì. no? A fare anche più Non... mazzi. Sarebbe carino, infatti.
Prendo una persona e buttarla proprio giù, nel senso a fargli un quadro, anche a farla entrare in diretta, ma Gaetano se mi sente adesso, mi caccio via. No, infatti, sai No, che era, è vero. Francesca, salvati era una dall'essere battuta e me la sono rischiata. cacciati Era una battuta e me la sono rischiata, punto. in diretta. Sì, E quindi dice, no, no, mi caccio. occhio. Va bene, dai, non andiamo avanti. No, scherzo. No, ok. Ok. Però bello, Bene. vedi, quando ci stanno Allora. questi confronti così sono divertenti da morire. Bello, quando è così, mi È piace. bellissimo, Mi piace esatto. tantissimo. Allora, dai, facciamo l'ultima domanda a proposito del 10 di, no, di San Lorenzo. Dai, ormai va così stasera. La Allora, rubrica di San Lorenzo. Bello. la rubrica di San Lorenzo, perfetto. Allora, facciamo cominciare adesso. Patrizia, ti Carbotti, Non ho capito, non ho Michela, capito però no, perché. è nata. Mi senti adesso? No, Senti la non ho mia sentito voce? niente però. Adesso sì, Allora, Franci, mi adesso devi mi ripetere senti? tutto però. Perfetto. Allora, ricominciamo da capo. Sì. Facciamo una piccola parentesi. Allora, Michela Carbotti è nata il Sì. Sì. 2/11/77. Sì. E vorrebbe cambiare lavoro. Sì. Troverà una buona occasione. Oh. Ho una strada aperta proprio per lei, per un cambiamento. C'è una carta stupenda che esce, che è la carta della trasformazione. Quindi la risposta è assolutamente affermativa, con forza, coraggio e temperanza, non deve avere fretta. Tutti gli eventi si stanno mettendo in ordine, quindi c'è una messa in ordine proprio nella sincronicità del caso che non esiste. Quindi lei a breve, ma molto a breve, avrà una soluzione a livello lavorativo che gli sarà molto a grado, nel senso gli piacerà tantissimo. Più avanti lei avrà un progetto. Lei avrà un progetto che metterà, diciamo, poi alla fine sulla carta. È un progetto che per adesso ha soltanto dentro la mente, se ce lo ha, ma se non ce lo ha, è una cosa che avrà molto presto, come un click. E qui ho fatto. Bello. Bene? Ok. Perfetto, io mi collego a quanto dice Patti su questa Ah, trasformazione. pensavo che ero solo io, poi ho preso più tempo. Ah, guarda. Okay, uguale. No, dai, stasera no, anche meno. Stasera così, Comando. sulla rubrica di San Lorenzo, così ci siamo messe proprio in perfetta linea. Allora, io mi collego a quanto dice Patrizia, cioè questa trasformazione che lei avrà le gioverà proprio, le gioverà di buon umore a livello economico, gli darà proprio un cambiamento radicale, forse un cambiamento che anche lei si aspetta, perché a me le carte mi fanno vedere anche una piccola, forse parentesi passata, o forse in questo momento presente, dove è un po' in confusione lei, dove è un po' irrequieta. Allora, anche a me parla di un progetto futuro, mi esce questa giustizia, mi esce questa bella carta di fortuna, ma c'è una luna. Quindi anche io confermo quanto dice Patrizia, Non è se non ancora partorito il progetto, non ce l'ha sta ancora. per nascere, capito? È un qualcosa che lei ce l'ha lì in cantiere, ma non è una luna, capito? Quindi deve ancora uscire fuori Non era il punto. immaginale. Però gli porterà, io vedo anche fatti, poi vedi Denari. Sì. tanti, beh, soldi, sì, nel senso C'ha soddisfazioni economiche. Me la mette anche da belle quel carte, punto di ragazzi. vista economico. Belle carte, sì. Se lei C'ha cerca belle un equilibrio, lo trova, ci vuole un attimino un po' di tempo. E un po' di anche concentrazione forse su questo progetto. Dal momento che gliel'abbiamo detto, ecco, ci pensasse un attimino, ci riflettesse su questo progetto, se c'è, non c'è, perché deve nascere qualcosa. Infatti Michela scrive, esatto, vorrei un qualcosa ma non so cosa. Bravo, Vedi? vedi? Vorrei un qualcosa ma non Esatto. so cosa. Proprio pure questa luna, vedi, questa sua. Che Infatti a poi me mi ha dentro di te, sempre una. Michela, guarda che dentro di te lo sai, attenta, eh. Sì. Rifletti su quello che hai scritto, che non è così. Sì. Va bene. Ma Bene. forse lei non è Belle sicura, carte, cioè Michela. non è sicura di un qualcosa, però c'è un progetto che lei ha.
Vabbè, vedremo. Nascerà, vedi, infatti, Bene. nascerà. Brava, Almeno brava, sarà brava. assolutamente. Perfetto. Allora, io adesso vi faccio Rosanna. una domanda. Aspetta che saluto Rosanna Portente, Oh, c'è Questa l'ho vista. Rosanna! Ciao Rosanna! Ciao, Ro, grazie. Ciao Rosanna! Ciao! Ecco a te un bacio. Allora, io adesso faccio una domanda. Io dico noi, voi in realtà. Riusciamo a chiedere attraverso i tarocchi, le sibille o le amiche Sì. che avete tra le mani? Una domanda, riusciamo a chiedere alle guide una domanda? Ma adesso, Frangè, stasera che te devi venire a spiegare che te devi inventare. Adesso, ma fare che domanda è? Chiedo. Allora, c'è una richiesta da parte di Maria Rosaria Rago e chiede un messaggio dalle guide sul mio percorso. Allora, io do un messaggio sul percorso spirituale attraverso le carte. Io pure. Quindi, attraverso il Che tuo volevo percorso, prendo chiedere? le carte. Aspetta per i percorsi, vediamo. Allora, vi Come do la prendi le data di sibille? Sì. nascita. Silvia, che prendi le sibille tu? Sibille, Sibille. Prendi le sibille? Allora io prendo quest'altre. Allora, vediamo cosa dobbiamo Perfetto. usare a rago, eh? Gliele facciamo i due, Allora, Franci? Maria Rosaria. Sì, grazie. Maria Rosaria è nata il 12/9 del 1961. Ok. Chi comincia? Cominci te, Silvia, comincio io. Come vuoi, Patti? Allora, Allora, io vai. dai, A comincia voi tu, dai. la scelta. Grazie, Franci, vai. Vado io? Sì. Ok. Allora, il suo percorso spirituale. Allora, qui le carte mi fanno vedere che probabilmente lei nel suo passato ha interrotto forse degli studi, forse degli approfondimenti, si è trovata probabilmente in un momento anche di confusione riguardo la direzione. Qui le sibille mi parlano di un canale e a livello energetico molto forte. Cioè Sì, anche a me. mi esce questa carta molto bella con accanto un'altra carta che mi indica che lei dovrebbe prendere con più leggerezza quello che gli arriva, perché è come se lei si facesse tante domande o si mettesse troppo in discussione. Quindi di prendere in maniera molto leggera, perché lei è un canale che può potenzialmente sviluppare tantissime cose, perché ha un'energia molto forte. Allora, qui mi parla della presenza di una persona nell'oltre, quindi mi parla proprio di come se ci fosse un defunto accanto a lei con cui lei può comunicare o vorrebbe comunicare, domanda. E poi mi parla di chakra del cuore molto aperto e grandissima predisposizione per le canalizzazioni angeliche. Anche io, uguale. Per le Ha tanta, canalizzazioni tanta roba, angeliche, però molto. dovrebbe essere tanto leggera, molto più leggera, perché, o comunque più sicura, ecco, perché qui è la carta che mi indica proprio la leggerezza. Quindi di prenderla un po'. Però sì, ecco, mi parla di un'energia forte, Patti, passo Sì, la parola a tantissimo. te. Allora, concordo in pieno su quello che tu hai detto. A me parlano addirittura di una healing naturale, quindi dei doni proprio naturali di guarigione, come quando una persona che abbraccia o che parla ha la capacità di lenire i dolori dell'anima. Quindi è un canale molto importante e molto forte. Parlano tantissimo di protezione da parte del mondo di spirituale e grande di mistichezza con la scrittura ispirata. Quindi protezione da parte del mondo angelico e arcangelico. Comunque a livello di canale è un canale molto Ispirata, importante, al di là. quindi protezione da parte del mondo angelico e Chi è? arcangelico. Ma che è successo? Mi sentite voi? Io ti sento Bene, riconregistrata, Patti. bene, anche io Sono però. qua, mi sentite? Franci, tu la senti, Patrizia, come Come registrazione? registrata?
Vabbè. No, la sento bene. È Grazie per probabile l'aiuto. che interferenze, Ah, la vabbè, si è accertato. connessione. Ma parecchie le interferenze. Perfetto, grazie. Comunque, grande, grande, Sì. sì, infatti, grande, grande, grande Sì, molto. Vero, canale. Molto, confermo. molto forte. Benissimo. Bell'energia. Grazie, Lei ci ha dato qualche grazie. riscontro, Franci? Adesso vediamo se Maria Rosaria ci scrive, perché questa era una bella domanda Grazie. e meritava, insomma, una risposta bellissima come quella che avete dato entrambe. Grazie Franci, ma Io noi lo devo facciamo salutare una mecanico, capito? Non in persona. video. Grazie. Io devo salutare una persona che ho visto ed è Edel Caris. Quindi, ciao Ah, che non la Edel. vedo. Un bacione a Edel, l'ho vista entrare, ci saluta. Quindi, ciao. Grazie, Eder, che bello! Grazie, Eder, che Che bello! bello, sì, davvero. La nostra amata Edel, sì. Allora, Meravigliosa. ritorniamo a San Lorenzo, perché non è che possiamo perdere il vizio Ma di ci chiedere, mancherebbe no, altro. all'esterno. No, no, questa rubrica proponiamola per tutto il mese. Tanto è Bene, finita, allora, dai. Che per tutto il mese. Allora, bella. io vi chiedo, a quattro mani, perché San Lorenzo merita quattro mani, Sì. una risposta per Silvia Niero. Allora, Silvia scrive: se posso chiedere per favore se arriverà una persona seria. Sono Amore. vedova da 8 anni. Lei si chiama Silvia. È nata il 27 luglio del 1976. Allora, Silvia, visto che si chiama come te, Silvia, se vuoi, puoi leggere per Comincio prima. io. Ok. Grazie. Allora, grazie a te Franci. Allora, qui le carte mi parlano appunto di questo passato doloroso, di questa grande chiusura e da lì questa grande solitudine, questa grande difficoltà nel, diciamo, non nell'andare a proprio nell'approcciare con proprio nell'approcciare nei confronti dell'amore. Allora, io confermo che arriverà una persona, è scritto nel suo destino perché è accompagnata da delle lame molto belle, però una carta davanti molto importante che è la carta dell'eremita. C'è ancora un po' di cammino, c'è ancora un po' di strada, non è immediata l'arrivo di questa persona. Io sono sincera, Franci, adesso non so a patti quanto mi confermerà o meno anche lei se si trova in linea, però le carte a me mi parlano soprattutto. Nella stesa vedo tanto del suo passato più di quello che deve arrivare, cioè potrei parlare ore di come questa persona sta affrontando, ha affrontato il cammino, le difficoltà, la Ma del corso tristezza. questa ragazza ci ha preso un sacco di palate, capito che te voglio Sì, dire? Cioè, non perché è le l'energia carte che ci hanno preso sono tante di palate, forti, le guarda carte sono che carte. tanto forti, cioè, per lei ci Sono sono allucinanti, insomma. delle carte che poi mi chiudono in bellezza, però davanti quando mi esce la lama dell'eremita significa che ancora c'è un po' di percorso, capito? Bisogna ancora Ma far è luce su certo che tante ce l'ha. cose, bisogna ancora sistemare alcune cose prima che arrivi una nuova persona. C'è comunque un qualcuno che è destinato a lei, perché poi mi fa vedere delle carte meravigliose, quindi alla risposta c'è un sì, però mi fanno vedere un cammino abbastanza impegnativo che lei ha Capito, ripeto, fatto, ancora c'è capisco. qualche gradino. Sì, io concordo, ripeto, nel senso è una vita di sofferenza, di grandi palate, ma non soltanto a livello proprio di in tutti, anche magari con amicizie, capito? Cioè delle carte con vibrazioni veramente tanto particolari, energeticamente molto particolare, intensa. Ecco, una sofferenza intensa che purtroppo difficile, diciamo. Poi piano piano, giustamente, come dici tu, fa strada, fa strada. Solo che Sì. fa una strada veramente tanto in salita. Combatte, Tanto, tantissimo perché poi è una che in salita. combatte. Cioè Silvia è una che combatte, non è una Bene, che sta a sedere sulla ti panchina, eh? È una ringrazio. che...
Capito? Allora. Quindi brava. Ho fatto. Francesca. Ma come mai? A me mi si blocca Francesca. A te si blocca, sì? Mi rimane bloccata Franci. Ogni tanto mi Adesso invece l'ho blocco, bloccata. infatti. Ok, adesso no. Come sudo. Perfetto. Allora, proseguiamo con San Lorenzo, poi facciamo un attimo una svirgolata. Dai, Allora, svirgolata. facciamo così. Tutti, Svirgoliamo un attimo su piace. un altro tema. Allora, Okay. come sempre San Lorenzo a quattro mani. Allora, Valeria Mattiolo è nata il Valeria. 22/4 del 1959 e vi chiede: vivrò di nuovo l'amore? Facciamo cominciare a Patti. Yes. Vai, Patti, a te. Un attimo, che sto Quando... svulticando. Allora, la risposta è Ah, assolutamente affermativa. noi Guarda che siamo qua. belle carte. Guarda, sì. Eccole, ce la prendo pure Allora, quindi diciamo che anche qui, Valeria, non ti hanno risparmiato niente con delle sofferenze allucinanti, non più tardi di poco tempo fa, che poi quel non più tardi di poco tempo fa riprende strada, perché vedrai che riprende strada, però per te ci sono energie diverse che entrano, ci sono dei percorsi, c'è trasformazione. Quindi la risposta affermativa sicuramente sta più avanti, perché ancora ci sono delle cose a livello tuo proprio personale che stai assolutamente mettendo in ordine con tanta fortuna. Quindi vai Valeria, Vai sì. Pienamente d'accordo, perché anche a me parla di. Le carte iniziali sono abbastanza impegnative, abbastanza forti. Quindi mi trovo perfettamente in linea con quanto dice Patti. Se arriverà quest'amore, se arriverà di nuovo, assolutamente anche io ti do una conferma positiva. Bisognerebbe togliere un po' quella luna, c'è una luna posizionata vicino ad alcune lame, C'è sta tra con le cui la ruota di sofferenze fortuna, anche. quindi c'è ancora ecco, chiediamo a lei ancora un altro po' di sacrificio, però poi alla fine, guarda, io la chiudo in bellezza, cioè nel senso Oh, assolutamente l'alzata mia, bellissima. sì. Era nell'alzata, ce Ci piace. l'avevi? Ok. Sì, non hai visto, te lo fai. Vabbè, io ci avrò fortuna sull'amore, insomma, però via, mi pare. Sì, però sì, c'è una Ah, conferma Francesca anche da parte mia. Gaetano. Ci sta Gaetano. Eccolo, ecco. Lei, Sì, Gaetano, si dice. ma perché io ogni tanto mi blocco e lascio parlare voi, poi ci perdiamo, poi ci ritroviamo. Stiamo parlando di San Lorenzo, le stelle, quindi capita di tutto la notte di San Lorenzo, no? Abbiamo fatto una rubrica nella Assolutamente sì, rubrica. peccato che è passata. La Vabbè, ma vogliamo che è ripetere, no? uguale, no? Cioè. Le Pleiadi mica cadono solo la notte di San Lorenzo. No, perché è una diceria che cadono, no, ecco, Appunto. perché lì c'è stato È tutto un appunto. discorso bellissimo, Quindi c'è è una storia possibile dietro, che no, questa per sera lacrime. ci siano delle stelle che cadono qui e quindi ogni tanto, puff. Francesca, una stella ci ha scritto che è caduta, Gaetano vivo, no? Beh, che tu, Wow. una stella ci ha scritto adesso, una stella per noi. Mome mena. Vabbè. Vai, Patti. Allora, che devo fare adesso io? Sei a Leggo una posto? carta per Gaetano, no? Dai, beh, Quindi, certo la che leggiamo sì. una carta Vai. per Gaetano, sì. Una carta per Assolutamente sì. Gaetano, assolutamente. Eccolo, eccolo, c'è. Siamo sempre energia di San Lorenzo. Beh, noi tu sei tutta la vita, ci stiamo. Allora, per il nostro carissimo Gaetano, mazzetto 1, mazzetto 2, mazzetto 3, scrivi, sono tecnico. E allora te la stai Per Gaetano cercando. facciamo scegliere un mazzetto, no, prendo Patrizia, una te la carta stai per Gaetano. cercando, eh? Non te lo volevo dire. Tutta la vita con Gaetano, no? Beh. Allora, per Gaetano. Ok. Però, guarda, no, voglio dire. Aspetta, si vede bene Francesca? Ok. Benissimo, si vede. Benissimo. Allora,
Carta numero 088, 8. Ogni volta che un essere umano si eleva in se stesso, spalanca il cuore e le braccia, si accetta, supera le sue barriere e fa un passo avanti. Centinaia di altri esseri umani fanno quello stesso passo insieme a lui. È un messaggio bellissimo. Bellissimo. Bellissimo del maestro. Andiamo avanti? Vai, Vai, l'ho Luca. fatta, l'ho messa anche io una giù per il Ah, maestro. ma beh, te pare se rimanevi indietro? Mica potevi rimanere indietro. Allora, Vediamo. io per il maestro ho preso il fulmine. Però. Wow. Allora, di che cosa parla questa carta per il nostro maestro? Parla di riuscita. Allora, lui sicuramente, come sappiamo, i suoi progetti sono infiniti e sempre meravigliosi, però qui parla proprio come se a un certo punto lui avesse un nuovo progetto, gli nasce nel cuore una nuova idea, gli nasce nel cuore un qualcosa di nuovo che lo porterà a una grandissima riuscita. Questa è una carta che parla di avanzare, quindi di percorrere, di camminare, dove la riuscita è certa. Quindi, maestro, se hai già delle idee, avranno un esito positivo. Se penserai ancora a qualcosa di nuovo, comunque sei protetto, perché questa è una carta di grande protezione. Bello. Oltretutto mi indica dei tempi propizi che sono il mese di giugno, il mese di ottobre, il mese di febbraio. Il mese di giugno, ma prossimo? Giugno prossimo, ottobre e febbraio. Ottobre che Ma viene, prossimo? febbraio, Cioè, tu parli del prossimo anno, non ottobre questo. ottobre questo qui, Ah, giugno prossimo, febbraio prossimo. ok. Quindi fine 2024 Forza. barra 2025 l'anno. 2025. Buono. Progetti Tutto. nuovi, quindi maestro, qualsiasi cosa, riuscita. Perfetto. Grazie. Grazie, cara. Allora, facciamo una svirgolata fuori dalle stelle di San La Lorenzo. svirgolata. È bella la Beh, svirgolata, dopo mi ci abbassa le ritorniamo, però, emozioni. dopo ci ritorniamo. Allora, Certo. facciamo sempre una lettura a quattro mani perché sì, perché mi Perché hai piace scelto questa una lettura domanda a quattro mani. particolare, spero. Nel cuore una Beh. cosa, adesso capirete e rimane tra noi, ok? No, beh, Allora, eppure 50, lei si chiama non so Paola, proprio una però cosa a tre. dopo ve lo dico, dopo ve lo dico, dopo ve lo dico. Ok. Allora, premetto che non conosco questa persona, ok? L'ho scelta così, perché c'è una cosa che fa parte di me. Quindi, lei si chiama Paola Belletti. Paola è Sì. nata il 3 ottobre del 1975 e vi chiede se riuscirà nuovamente ad imbarcare sulle navi, Oh. fare nuovamente il suo lavoro. Lei è una cantante. Che bello. Mi Faccio puoi ripetere. ripetere il nome, Franci? Lei si chiama Paola, è Paola. nata il 3 ottobre del 1975. Allora, Silvia, puoi cominciare tu? Allora, Franci, qui mi fa vedere che lei ha avuto un momento di fermo, un momento di stallo molto importante. In quel momento di stallo non approfondisco, non vado nel personale, ho delle carte molto, molto, molto importanti, ho delle carte molto forti e che mi indicano che per lei è stato un momento di estrema, estrema difficoltà. Però io ho delle lame assolutamente positive riguardo la sua risposta. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, però io ho delle lame molto importanti dal punto di vista lavorativo per lei. Quindi
Quindi io ti do un sì. Allora, a me Assolutamente. le carte parlano di un movimento di energia, ovvero l'impatto, cioè l'input, c'è questo progetto, vai, vai, vai. Ho delle carte molto buone per quanto riguarda questo tuo progetto di ricavalcare l'onda, ma con movimento di energia. È come, vedi, hai la possibilità, no? Di riprendere in mano il tuo vecchio mondo, che adesso è in stallo, con movimento di energia e genti giuste che arrivano a te, tu di nuovo cavalchi l'onda. Come dice Silvia, non è una cosa cotta e mangiata, un po' di tempo ci vuole. Infatti Ci ho vuole, buttato però. giù un attimo. Però lei è come se a livello energetico c'è qualcosa che mi manca, capito? È come se sei stancata. Quindi Allora, io a è livello pieno ma energetico lei mi ha fermo. un appeso. Appunto, è come se non ci credesse più, perché anche questa de palate ne abbiate tante, no? Dice Madonna, posso. Però è una cosa che lei è brava, lei è portata. Quindi è una cosa che deve fare. E la deve fare perché lei c'ha il mondo, deve muovere energie. Ma lei la trasformerà, Muovere secondo me, energie. poi questa cosa? Cioè, Certo che riuscirà la poi a smuove, e la trasformarla? fa. Perché mi esce pure a me la lama della trasformazione con lame positive a seguito. Se mi fossero Ce la uscite fa col movimento lame di energia, cioè muoversi, capito? Cioè rimettersi in gioco, negative. nonostante ripeto, le palate che ci vuoi aver preso, che non è facile, Sì. perché questa è arrabbiata No, no. anche queste orecchie. Nelle carte del passato Eh beh, erano dai, tutti là, tutti eh insieme. beh, su, nella passeggiata, No, però gliela fa. Sì. Prego, grazie. Grazie Francesca. a te. Grazie. Sì. Allora, torniamo alle nostre stelle. Allora, Martina Tosini. Martina è nata il 12 marzo del Sì. 1987. Chiede: Sì. siccome è single da diverso tempo, se arriverà un compagno di vita. Vi ripeto, si chiama Martina ed è nata il Martina Tosini. 12 marzo, esatto, Martina Tosini ed è nata il 12 marzo dell'87. Comincio io? Vai, Patti. Sì, ti vedo Allora, carica, Patti. sì, parecchio, stasera pallettoni so carica, con sto gallo. Allora, questa bellissima ragazza, la signorina, ha delle ottime possibilità. Entrano nella sua energia diverse persone, nuove conoscenze. Mi parla di un nuovo inizio. Quindi, con ruota di fortuna, la persona giusta è molto vicina a lei, con forza e con coraggio, con audacia e temerarietà, se ho detto bene, l'uomo è alle porte di casa, quindi è molto vicino questo incontro con questa persona. In mezzo ci sono diverse persone che la incontrerà, sia personaggi maschili che femminili. Poi arriva lui e lei se ne accorge quando arriva lui, perché sarà una cosa di impatto, quasi un imprinting. Non è lontana come situazione, potrebbe essere anche una fine di questo anno, a mio avviso. Lascio la parola a Silvia. Io mi trovo in linea con quanto dice Patti. Qui mi fa vedere delle carte. Data via Franci? Ma che ne so, ogni tanto parte a fare la passeggiata. Con sta Allora, linea, qui mi sta fa. linea è terribile. È tremenda stasera la linea. Sì, qui mi fa vedere dopo questa brusca, probabilmente, rottura del suo passato, mi fa vedere l'arrivo di questo nuovo imperatore nella sua vita. Pure a me, Patti, lo prendo come vicino a una carta di destino, quindi quando è così. È l'uomo Non del è cuore, un è incontro l'uomo del cuore. passeggero, è l'uomo, sì, è l'uomo Ma del cuore, è l'uomo prima, del cuore, diciamo, mi di questo parla di un nome. incontro, oh sì, Silvia, scusami, Dimmi. prima di questo incontro, Sì. Io vedi delle figure particolari che entrano vedo una nell'energia sua? donna, vedo una figura maschile e una figura femminile, però Femminile, vicino ci alla sono delle figura figure. ci sono, ma io non vorrei che ci fosse qualcosa in ballo pure lavorativamente parlando. Perché poi a me, per esempio, vicino alla donna mi escono lame che mi possono parlare di situazioni lavorative, o nuove conoscenze, nuove. Ci può sta, a me è scappato fuori anche un viaggio, non so se è un viaggio a livello di qualcosa che deve fare lei, ma perché ci sono delle persone che entrano, nuove,
nuove, un respiro nuovo, capito? Una Sì. trasformazione profumata, bella. Io la prendo in pieno, spazza via tutto quello che è vecchio e lascia spazio al C'è nuovo. buono. La prendo con una Fiorina carta Costini, lei ha del genere. delle buone carte. Cioè, sì, a carte buone. Brava E Martina, ci piace. dopo questo arrivo di questo imperatore, anche io prendo carte di unione, carte d'amore, e gli arriva così, è un po' una resa dei conti, capito? Arriva come per giustizia. Cioè, giustizia sarà fatta pure Non è per il neanche cuore di lontano. Martina, capito? No, non lo vedo Non è neanche io. lontana la situazione che viene. No, non ho carte statiche, sono carte movimentate. Oh, Franci, sei tornata. Grazie. Grazie Sì, io ogni tanto sparisco, faccio come le a te. stelle Come le cadenti, no? stelle, come le Ti stelle, la nostra rivedo, stella, non ti Mondazzi. vedo, poi ti rivedo. Mondazzi è la nostra stella. No, amore, la stella della sera è Fiorina Assolutamente, Martina. guarda, come il cielo, vedi. Andiamo avanti, va, Confermami. invece di Vai, parlare di Fiorina. me. Allora, Temi stellare? Daniela Marelli è nata il 9-4 del 64. Daniela, amore. Vede, ci sta in amore. Franci, non ho Ha capito. detto? Ah, perdonami. Allora, Daniela Marelli, nata il 9 aprile 64, e chiede: ci Sì. saranno cambiamenti in amore? Patti, sei pronta? Io sono pronta perché la prima Vuoi carta andare che è tu? uscita è. Vai. Allora, Silvia, guarda, a me mi esce come situazione per Daniela una bellissima ruota di fortuna. Dopo situazioni veramente pesantine rispetto a quello che è l'amore. L'amore comunque del passato che ancora lei non riesce a mal digerisce certe situazioni che appartengono al passato. A me parlano tantissimo di una ricostruzione propria. Poi dopo arriva in un secondo momento, nonostante l'alzata che mi dà la ruota di fortuna proprio sull'amore, eh? Quindi la risposta è affermativa rispetto alla domanda, ma prima c'è un percorso proprio di vita, di risistemazione sua personale, a livello anche vibratorio. Silvia, hai sentito? Mai sentito? Ok, adesso Sì, sì, Patti, ho capito. sentito e sono pienamente in linea con quanto mi dici. Anche io ho tirato fuori la ruota di fortuna. E su questa ruota di fortuna, Esatto. c'è una bella forza, quindi ricostruirà. Lei è una persona determinata, è pronta a ricostruire. Sì, Deve tanto. togliere queste paure, deve togliere questa insicurezza, perché poi su di lei a me esce la carta della luna. Quindi lei comunque ha questa malinconia di questo passato, questa sua incertezza, questo non sapere bene neanche, anche un po' la paura per il futuro, no? Chi arriva, chi non arriva, come sarà, andrà bene. Non ecco, lo dovrebbe togliere perché poi anche io non la prendo subito l'arrivo di questa persona. Manca a me dal lame positive nello smazzo. Quindi la risposta anche per me è affermativa. Però lei deve, lei, ma lei è già entrata in un processo di trasformazione. Assolutamente sì, Però non assolutamente è sì. del tutto C'è cosciente, mi dentro. sbaglio? A me C'è dentro non è lei, a dentro. volte È se sta come se dentro, guarda che attratti, roba. è C'è come se dentro. attratti, non lo accetta o comunque fa fatica a elaborare tutto questo Certo, perché concetto. c'è sta proprio sotto, nel senso dentro, quindi sta Sì. lavorando. Proprio per questa risalita, no? Sì, risale comunque, deve Impegnativa. stare tranquilla, risale alla grande. Impegnativa. Impegnativa. Sì. Bene. Un pochettino sì, va. Allora, continuiamo la nostra rubrica di San Lorenzo. No, sto scherzando, La ovviamente era una maratona di San battuta. Lorenzo. La maratona di San Lorenzo. La Oggi che santo sarà? maratona. Maratona di La maratona. San Lorenzo. No, ne approfitto 30 secondi per dire che sto leggendo diversi commenti di diverse persone. Che purtroppo sono molto vaghi, ed è veramente tanto difficile rispondere a delle domande vaghe. Quindi vi chiedo per Ma vago in cortesia, che senso? Perché non interagisce niente.
dopo te ne prendo uno a caso e te lo pongo, però una domanda specifica, non Bravo. su un'idea così, deve essere una domanda specifica sia per Patrizia che per Silvia, quindi mi Ma raccomando chiedono alle persone che sono... messaggi, infatti? Chiedono Sì, ma messaggi? non... Sono molto, molto ampi, ma il succo non c'è. Quindi deve essere un messaggio chiaro, preciso, per il quale avere una risposta. Tipo una? Allora, Per tipo che curiosità, guarda, leggiceli un adesso po' mi ha una per passato, curiosità di te queste lo vado a brane. riprendere. Per Dico, curiosità, per sì. capire. Allora, aspetta un attimo che ce l'avevo. Allora, vediamo. Però cioè, mi sembra provenzano, ma vabbè, quindi abbiamo preso così. Ci stanno però voglia, no? Ne sono. Allora, vediamo. Tante. Sì. Cioè, allora, ad Ecco, forse esempio, una perché tuo ragazza padre che che. ci dice come puoi Aspetta. cucinare per la No, gastro? aspetta. Questa è No, la domanda. aspetta. Sì, aspetta però un attimo. Voi volevate sapere un commento. Sì. Commento tipo. Allora. Io chiedo ovviamente sempre di fare una domanda specifica perché più la Sì, domanda è certo, giustamente. specifica, maggiore sarà la risposta chiara di Certo. entrambe. Allora, ad esempio, Rossella Baldi dice: sto passando molto particolare. Magari se ci potesse dire. Non so, a livello lavorativo, di entrare, ovviamente, se è possibile, in una Certo. specifica, ovviamente no salute, no gravidanza, Sì, certo. era questo l'esempio. Perché Possiamo sta ragazza ha rispondere scritto a sto passando un Rossella? periodo particolare, Francesca, scusami, lei ha scritto Sto sta passando un passando. momento particolare, potrei avere una. Allora, no, lei, Rossella dice. Sto passando un periodo molto particolare. Potrei avere una Sì. lettura? Riusciamo Vabbè, a certo, sì, una fargliela? lettura giustamente. Voglio, no, uno gli Appunto. fa, gli butta giù le carte che gli dimo, giustamente. Ecco, era Giustamente, quello appunto giustamente. che Troppo vaga. Certo. ho specificato che deve essere più Brava. inciso Sì. no? Ok. Concordo. Raggi, ma soprattutto perché siamo in diretta, capito? Soprattutto perché una Esatto, diretta e non esattamente. possiamo Poi. interagire perché... Se noi, e penso che Patti se trovi in linea con me, se noi facciamo un consulto di persona o anche al telefono, comunque tu metti giù un quadro, puoi interagire, guarda lavorativamente, cioè, vedi delle situazioni qui con queste stese veloci, non possiamo neanche replicare dall'altra parte, è Esattamente. normale che Esatto, si dica il brava, brava settore, Silvia. perché non è che Oppure, non è che non lo esattamente. possiamo vedere, però Certo, ecco, no, certo. oppure giustamente se vuole un messaggio gli possiamo prendere una carta, che ne so, io per esempio uso le carte delle guide, davvero, le carte dei maestri stellari e gli do quello come messaggio per dire, però è bene usare questo momento Esatto. per avere magari più concretezza, no? Per dire, cioè domanda Esatto. secca, risponde. Quindi chiediamo a Rossella, io ho scelto una persona Rossella. qualsiasi, insomma, tra le ragazze, se ci Però le dà domande ci sono, una. belle domande, guarda, vedi che belle domande che ci stanno. Ok, allora, ma Luca, le ho Franca, viste, però Silvia. ne ho presa una a caso per fare capire che le domande devono essere Certo, chiare, devono essere hai fatto bene. specifiche. Ok, allora, Stanno belle domande però, vedo per Viviana Cassetta. Sì. Liviana? Viviana. 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 Con la Cassetta. V. Ok, Già, Viviana. fatto. Viviana è nata il 19 gennaio del 1970 Capricorno, e vabbè. dice: nel posto dove lavora, mi hanno fatto una proposta. Per Bene. me è bene accettare questa proposta? Allora, vediamo, questa bellissima Capricorno. Vediamo.
Vado io? O sì? O Vai, batti. vai tu? Vai. Allora, a me mi danno Vai. risponse positive, assolutamente sì, mi dà ruota di fortuna proprio su questa situazione, perché a livello lavorativo. Quindi la risposta è, dalle carte viene un sì. Entra della materia, però è come se entrasse della materia al di là del lavoro, quindi forse è una vincita qualcosa? Escono queste le carte. Quindi mi dà un sì rispetto alla domanda posta, mi dà però al di là della domanda fatta una vincita, fuori del lavoro. Non so se Silvia, fosse Allora, anche a me dà una. era solo per me o Ah, anche per Silvia? è vero, io ho steso insieme a Patti. Vabbè, No, mi pare di aver ne capito un siamo po' quattro. tutto. Dai. Esatto, sì, Bene? esatto. Ok, vai sì. Allora, Se è lei ha uscita ricevuto. così, va letta così. Ok, assolutamente. Lei ha ricevuto questa proposta e vuole sapere se deve accettarla. Allora, io dalle carte, come dice Patti, gli risponderei. Perché ci sta riflettendo se accettarlo o meno? Perché comunque le carte mi fanno vedere delle lame positive riguardo questa proposta fatta. Sì, anche a me. Mi fa vedere probabilmente, allora, non so se questa però proposta implica un trasferimento, un cambio di mansione, uno spostamento, c'è un qualcosa che cambia, che un pochettino lei probabilmente gli crea pensiero questa dinamica qui. Però per il resto mi fa vedere la riuscita. Quindi sì, pure secondo me sì. Ecco, partita Franci, è Sì, andata. andate via Franci di nuovo. Io sono Eccola. qua, ma io ve l'ho detto, faccio come le stelle di San Lorenzo, ma al momento giusto cado, ok? Quindi cado e... E torni. È E partita. Va e viene. Viene e va. torno. Eccola. Torno con voi. Eccola. Io voglio per sempre Patrizia Bene. sotto nei commenti. Mi Per sentite? tutta la vita, in tutti i Purtroppo stasera contesti. va così, ragazze. Che vi devo dire? Non c'è problema, non importa. Va tutto bene. Voglio la Allora, telecronaca della Patrizia. io vi leggo. Meglio però. Io ti amo. Non è il caso. Oddio. Alziamo le vibrazioni, Silvia. Madonna. Assolutamente, Patti. Io e te Una siamo. bottiglia di acqua. Ok, anch'io. Ma Francesca nostra, dannata, eccola. Ora sei l'organizzatore, c'è scritto. Oh, ah sì. Ma sì, sì Silvia, ma dannata Francesca, è partita. Partita di No. nuovo. Oh, mamma mia. Stai bene stasera? Molto, Ti piace il mio nuovo turbantino? tanto carino. Carino, lo E va adoro. bene la festa? È finita adesso la festa da te? Finita. Finita. Che Stop, tregua. bello. C'è un momento di Di tregua. a tutti quanti che festa era. È il Summer Jamboree, festa che si trova a Senigallia nelle Marche, rock and roll americano anni 40-50. Quindi Grandissima essendo figata con le un'appassionata, Harley. Dove ci essendo sono le moto che io un'appassionata. adoro tanto? Moto, Senti, sì, macchina, ma mandamenti americana. che facemmo? Vai, se tu vuoi leggere le domande, vai. Io perché non posso Ma leggerla io non le tutte. leggo, cioè io c'ho, tu le leggi le domande perché No, non io le vedo no. tutte. Io dal dispositivo che c'ho non leggo Antonella domande, sono. scrive, aspettami Silvia. Allora, Antonella Virzì scrive, Silvia ha una serie di turbanti bellissime, bellissimi. Amore, Questo grazie. è tanto bello, mi piace. Questo è molto Francesca, bello. ragazza, appena ritorno entro con voi, va bene? Rosanna, grazie Rosanna, che adoramo. Davvero, Rosanna. Silvia, avrei voluto vederti. Anche, oh. Ma Antonella Virzì è sicura che ti voleva vedere mentre facevi la pazza in quel di Senigallia? Qualche foto ad Antonella è stata inviata. Che meraviglia. Allora andiamo avanti, sì. Che Vai. facciamo se muovi qui? Io non leggo le domande, eh? Non Adesso, sono leggi? partita. Non riesco. Leggile te, per favore. Io perché no, io non. Ciao, non No, non vedo ci l'ora. posso credere. Silvia, dove sei? Non te muove, eh? Eccomi qua. Andiamo avanti, via. Emanuela Provenzano l'abbiamo fatta, no? E Manuela va partita. Provenzano? No, non si. Ascolta, leggile te perché a me mi fa... no, non riesco a leggere bene.
Io non te li posso Vediamo. leggere perché dal cellulare non vedo domande su Zoom. Calma. Allora, Vai. Angela Camuto, te la leggo a Sì, te, eh. Buonasera, vai. collegata in ritardo. Angela è nata il 3/3/1964 e chiede: vorrei sapere se ci saranno cambiamenti nella vita sentimentale. Per Angela. Va bene? Per Angela Camuto, vai. Vai. Guarda, io mi fermo alle prime messe giù. È un Ok. sì pieno, Pieno pieno, anch'io. assolutamente, assolutamente. Arriverà questa persona che sarà una persona anche con un'affinità spirituale per lei. Cioè, la completerà proprio in tutto, ma mi fa vedere una persona saggia, una persona che comunque andrà un po' a curare, no? A ricostruire il Sì. cuore, diciamo, che è stato frantumato, perché vedo un passato importante. Però arriva e non è neanche tardi, secondo me, perché ha carte molto veloci, ha carte molto belle, subito mi escono dirette. Sì. Guarda, infatti, Confermo anche io, come te. ma vedi eventualmente convivenza, ma c'è, cioè, è Oh, un'unione. ecco, brava, ecco, ti volevo dire questo, Grazie, perché questo eccola sarà, qui. ecco, è brava, anche io ho questa situazione, e questo ti volevo dire. Allora, c'è qualcosa di repentino, è qualcosa però di nuovo e non è niente che è del passato, quindi sarà un qualcosa di così allucinante, mente forte, importante, intenso, che addirittura veramente un cotto è mangiato e vanno a convivere. Non Sì, è è che vero. succede domani, ma è proprio vicino. No, però è pure a me, me lo dà proprio così, Confermo, guarda, una cosa che arriva confermo, proprio confermo. bene. Belle. Bene. Bellissime. Vedi, però io leggo tutte quante belle risposte così, mamma mia, per carità, davanti. Allora, fermi. Vai. Rossella Baldi dice: un periodo pesante con i genitori anziani e di conseguenza negativi nel lavoro. Non l'abbiamo fatta prima, però, mi sa, sta Sì, mi sembra ragazza. di È sì. della famiglia, Sì. no. Allora, Sì. Sara Marchetto, buonasera, mi sono appena collegata. È nata nel 1968, il 18/7. Arriverà l'amore per me? Ma questa l'abbiamo letta adesso, no, vero? È un'altra. Sara Marchetto, l'abbiamo letta prima? Apposta? L'abbiamo già Madonna, letta? che casino, boh. Perché mi sa Allora, che un non te po' è ne caldo, date un po' è fare. freddo, è andata via. No, non mi avete fatto, ha detto Rossella Baldi. La devi comprare e vendere, che c'è scritto. Allora, ragazze, io adesso innanzitutto devo dire questo, sì, trovo tanta difficoltà perché mi partono i messaggi, non li leggo tutti, mi va sopra, addirittura c'è stata la diretta di Manantea, quindi abbiamo problemi perché stiamo su Zoom de Franci. Perdonate sto macello, perdonateci. Tu proprio le domande non le leggi, eh? No, io non le leggo proprio perché ho solo il dispositivo cellulare davanti. Va bene. Allora, neanche Sara Marchetto abbiamo letta. Ok, Benissimo, allora la facciamo. perfetto. Adesso le facciamo, però devono riscrivere. Perché me le sono Ok. perse, no? Nel senso non ci stanno più. Emanuela Provenzano, 13 settembre 1973. Posso chiedere se ci sarà un nuovo amore? Non l'abbiamo letta. Non l'abbiamo letta, Ok. proprio lo scrive. Va bene? Allora, vediamo Emanuela Provenzano. Oh, Madonna, ruota di fortuna anche lei, cavolo, eh? Allora, ruota di fortuna, la risposta è positiva, parto io, eh? E mi Vai. dà l'incontro con un uomo più grande. Anche a te? Allora, ci sarà un incontro per te con un uomo più grande, non è subito, è una cosa che magari ti ci vuole un po' di tempo, ma qui parliamo anche qui di un amore importante, eh? Di un amore importante. Che stai a fa, sì? Silvia? Niente, perché mi è... No, Allora. mi dava dei problemi alla luce, Stai pensavo che mi concentrata, stava a stringere. mi stai No. concentrata con Emanuela per favore, Eccola, io Provenzano? Mi sono stai concentrata? concentratissima, eccola qui. Allora, a me Grazie viene sì splendide. un incontro per lei, ossia, ascoltami, mi viene un incontro per lei con un uomo più grande però, cioè una figura importante più grande che lei ancora non conosce, non è subito, è più avanti. È una frequentazione che piano piano a te ti trasformerà tanto e finalmente con apertura di cuore riuscirai a fidarti degli altri, proprio delle persone, perché anche tu hai un passato particolare, Emanuela, quindi stai un pochino sul chiuso, però vedrai che sarà un incontro molto bello, molto importante per Io su te. Emanuela aggiungo anche che questa persona più grande di lei anche a me esce,
E avrà un'unione importante, nel senso costruirà qualcosa, non è una cosa, una conoscenza, è un qualcosa con il che tempo, eh? con il tempo, sì, ma mi fa vedere una costruzione di qualcosa di importante. Io, come ti dicevo prima, Patti, tiravo fuori proprio, cioè, carte con, ma meravigliose, il mondo, il carro, l'amore, cioè, proprio lei sarà trionfante in questo settore, che comunque l'ha penalizzata nel suo passato perché mi fa vedere anche il suo passato difficile, quindi ci sono state delle rotture importanti per lei. Cioè, Sì, ci sono state però delle c'ha belle situazioni. carte, Manuela, Però c'è belle sai? carte, Manuela. Sì, assolutamente. Assolutamente. Ci segue sempre, Manuela, nelle dirette. La saluto. Sì. Stasera, beh, sì, io adesso perché mi scorrono, però ci stanno tante persone che ci seguono e che noi ci teniamo Allora, tanto. Io faccio il Francesca mi gruppetto Bimbi, scrive. me lo tocca, Francesca Patti mi scrive che non riesce a entrare, che ci legge dal cellulare. Ecco, se vuole fare la moderatrice da lì, facesse. Vabbè, dai, No, cioè, perdona, perché nel voglio dire, frattempo qualcosa ricevo il stasera doveva messaggio di succedere, Franci. se no era finita. Allora, io prima Filomena alzavo gli occhi Scalette. perché vedevo che andava via la intermittenza, la luce, e pensavo, ho detto, ecco qui, anche io mi spengo, speriamo di no. Ok, vai, andiamo avanti. Sentite, io chiudo, Allora, Vai. allora, no, aspetta, ho letto. Allora, Filomena Scalise, risolvo per settembre in conservatoria, ci sarà uno sblocco? Oh signore, risolvo per settembre in conservatoria, ci sarà uno sblocco, che significa in conservatoria, mo? In conservatoria risolvo per C'è scritto, risolvo per allora, risolvo per settembre in conservatoria, ci sarà uno sblocco? no, se ce la puoi riscrivere bene, Filomena, ci puoi conservatoria riscrivere non è per favore? chiaro. Grazie a te, Manuela, grazie a te. Ciao Manu. Allora, Monica Mela, ascolta, scusa, Sì. Monica Melis ci chiede, è del 10-9 del 73, ritornerà la pace familiare? Ok, Vai, facciamo a Monica. 4. Sì, cominci tu che voglio prendere queste altre carte. Ok, Monica. Vediamo se ritorna la pace familiare per Monica. Allora, in questo momento nello smazzo mi esce subito questo stallo, questo blocco in famiglia, questa chiusura, questo dialogo, questa situazione familiare importante. Allora, ti dico la verità, Patti, non so, io qui vedo delle discussioni, probabilmente è un qualcosa che riguarda soldi, eredità, perché vedo questa ruota di fortuna posizionata in una maniera, devo essere sincera, non favorevole. Allora, a me per il No, no. momento, io ti devo dire tutto quello che vedo, non mi esce un sì. Mi esce che si devono ancora sistemare delle situazioni molto Sì. importanti, perché vedo probabilmente ci sono ancora delle discussioni che dovranno svilupparsi. Mi fa vedere questa giustizia, c'è questa ruota di fortuna, non è messa nella posizione migliore, assolutamente. C'è uno Ci sono, stallo, c'è uno stallo. ma non solo, ci sono anche delle situazioni che dovranno ancora venire fuori che non sono chiare, capito? Per cui probabilmente si rimetterà di nuovo a tavolino un dialogo, ma con fatica, con fatica. Per il momento a me non mi escono carte positive, infatti, non so te. No, al momento io concordo assolutamente con te. Diciamo che è in una fase di stallo e c'ha tendenza ancora a blocchi, a chiusure, a situazioni comunque di malcontento. Quindi magari possiamo ripetere questa domanda proprio perché la situazione è in stallo, in questo momento Sì. è un po' ferma. Diciamo che rimane così com'è, né Sì, peggio né non so meglio. se riguarda soldi, successioni, qualcosa di legale, ma c'è una giustizia di mezzo. Allora, Luigi Avanzieri ci augura la buonanotte perché ora danno il via, lo so. 22:20. Buonanotte Buonanotte. a te. Ecco, 22:20. fra un pochino tocca anche a noi. Bene. Allora, Filomena, conservatoria. Allora, conservatoria, cancellazione trascrizioni. Però che Ok, no. domandina anche tu, Filo. Allora, No, ma infatti, risolvi. per capire, è un qualcosa di No, è legale, c'è qualcosa di un giudiziario. attimo. Gli diciamo se sì, allora si Ok. Vai. sbloccherà per Filomena la situazione che ha appena scritto per settembre. Ecco, facciamo così, almeno Sì, per glielo forza, facciamo a due, vediamo quello che viene. per Filomena, vediamo se si sbloccherà la situazione. Vabbè. Ah, attenzione, ho capito le carte.
Parto io o parti Vai, te? vai, A me ti mi seguo. dà, allora, a me mi dà in questo momento che non si sblocca a settembre, la vedo un pochino più là sta cosa. C'ho delle carte antisonanti, c'ho dei blocchi, c'ho dei fermi. Non è settembre il mese giusto. Qualcosa ancora si sta trascinando, Filo. Mi dà un no. A te? Assolutamente a me accanto alla giustizia esce un diavolo, quindi è Appunto, proprio un no. no, un È pochino più un avanti, probabilmente c'è no. qualcosa da ritrattare. Sì, probabilmente, ecco, non so se ci può essere tipo adesso per non andare nello specifico, quando ci sono più. Senza andare nello specifico, infatti, capito? Non ci andiamo nello specifico, Silvia. No, No, magari più è là. come se fosse un rimandata, non è settembre, Brava, qualcosa andiamo a che livelli comunque non è più proprio quel periodo, l'energia. Ok, No, no. Sara Marchetto. Sara Sì. Marchetto, che è del 1968, 18-7-1968, lei chiede, gliele fai tu qui, ci dividiamo. Ci sarà per lei un nuovo amore? Grazie. Sara Vediamo. Marchetti. Vediamo se ci sarà per lei un nuovo amore, per Sara. Allora, assolutamente sì, a me il nuovo amore esce perché mi fa vedere nuovi incontri, mi fa vedere l'arrivo di una persona anche molto importante, che per lei sarà importante, che mi fa vedere proprio carte di unione, carte di rinnovo, carte nuove, mi cambia proprio l'energia rispetto alle carte che metto all'inizio, che mi parlano di questa rottura passata, che è stata per lei una cosa molto dolorosa, forse una separazione, forse una convivenza, non da, comunque, forse un'unione di tanti anni Sì. chiusa, chiusa, perché mi fa vedere proprio questa giustizia. Quindi un matrimonio, una convivenza sono anni, anni, anni. Comunque è una Bene. cosa molto sofferente. C'è un sì pieno, quindi arriverà assolutamente una persona per lei. Allora, Maria Teresa Caporale, ripropongo la domanda. Esito di un progetto di lavoro. Grazie. Allora, Maria Teresa Caporale probabilmente vuole sapere questo progetto di lavoro, come sarà l'esito rispetto a questo progetto. Dai, facciamo insieme. Vai. Esito. Per Maria Teresa, l'esito di questo progetto. Ma chi è? Silvia, ma che era sto rumore? Hai Quale? sentito sto rumore tu? No. Sembrava una merda. No. Ma No, stasera non... che. Stasera c'è di tutto, Ma di no, c'è stato tutto. tutto veramente, tra le luci che partono e i rumori strani. No, no, a Allora, me adesso la me. luce è stabile. Vai. Allora, riguardo questo progetto, se partirà questo progetto, Sì. allora, nella stesa io ti do un sì. Questo Sì. progetto parte, vanno riviste alcune cose, vanno riviste alcune parti, alcuni punti di questo progetto. Nello smazzare le carte mi esce una luna. Quindi quando mi esce una luna, io che consiglio No, do a... ah sì, guarda Silvia, scusami, guarda, Eccola. identica, Punto. Niente, stasera Attenzione, comunque progetto, noi attenzione. contro qualsiasi tipo di fenomeno andiamo avanti, Sì. senza nessun problema. Sì, c'è questa luna, quindi ci sono delle situazioni da chiarire e non c'è... Cioè, quando mi esce la luna nello smazzo con queste carte, quello che gli voglio dire a lei è come se lei dovesse rivedere bene tutti i punti, soprattutto a livello probabilmente legale, perché mi esce anche una giustizia, quindi per questo progetto può partire, sì, ma bisogna rivedere un Parte. po' di cose. Sì, Però il ci sono progetto è delle di parte, cose. l'esito sarà positivo. Sì, assolutamente sì. Simonetta Fabiani. Lei vorrebbe sapere, il mio messaggio per la squadra della famiglia. Questo che facevo nel 2006 è maggiore, no? Nel Nel 2000? 2006. È un bambino, un ragazzo del 2006 è maggiore? Sì. Se no. Allora, senti, aspetta un attimo, mo è partita. Vuole sapere se va a giocare con una squadra, aspetta. Porca puzzona. Sto ragazzo, oh sì, dove vai? Mi aspetta, me. Come Dai, mai? era. Mi è partita sta signora. Allora, c'aveva sto nipote, voleva sapere.
Se puoi riscrivere, perché volevo sapere se questo ragazzo del 2006 non ti Ok. posso credere. Silvia, non ti vedo più. Eccomi. No, io però ti sento. Ho capito. Aspetta, sto cercando di vedere come mai è andata via lo schermo. Io non vedo più la domanda, invece. Significa che Ragazzi, non la siamo in vedo. chiusura. Francesca, grazie che ce l'hai detto. Guarda, ne Aspetta, terremo Patti, conto. eccomi qua. Eccomi qua. No, Francesca, come so, è ora. Moira. Sì, 22:26, ci siamo quasi. Allora, chi mi scrive un attimo su, voglio dire, sono in diretta, mi vedete in diretta? Non mi scrivete, no? Però su WhatsApp, santo Dio, mi vedete sulla diretta? Allora, facciamo l'ultima persona, va Dai, bene? vai, vai, va benissimo. Ancora, guarda che. Allora, aspetta, sto cercando la signora che mi aveva scritto. Dopo i saluti chiudi la diretta. Francesca, sì, un attimo che facciamo. L'ultima persona. Allora, guarda, facciamo Rosanna Portente, che lei non chiede mai e vuole sapere se il suo progetto olistico va in porto. Rosanna Portente è La nata nostra Susanna, certo, chiudiamo in sì, il bellezza. 28 settembre del 1966 e è l'ultima persona. Mi scuso, ma qui stasera è così. Allora, vediamo per Rosanna. Madonna, che carte belle. Parto io, mi segui tu. Guarda che Vai, carte. vai, Guarda, vai. guarda, Silvia. Fammi vedere che ti è scappato la testa alzata. Guarda io. Fammi vedere che testa. Guarda me. E beh, sole e temperanza, dopo tanto tempo, finalmente. Guarda Allora, qui. sì, sto guardando. Allora, benissimo, il mondo, ottimo. Allora, dopo tanto tempo, Rosanna, finalmente hai la materia anche sulle mani, no? Nel senso, ti è giunta la possibilità di, mi raccomando, sfrutta questa situazione e portala avanti, perché tu hai ruota di fortuna, ma non mi tornare indietro, vai avanti perché è il mondo, la stessa carta che è uscita a Silvia. Quindi mi raccomando, è un trampolino di lancio, sfruttalo, sfruttalo, sfruttalo e non torna indietro, prosegui la strada. Io aggiungo anche Ok. un'altra cosa per Rosanna, lei ha la conoscenza, cioè lei mi esce come Da una chi deve dare, papessa, non hai. lei ha una conoscenza, quindi io accanto a lei vedo delle lame bellissime, vedo un carro di trionfi. Allora, lei l'unica cosa che deve fare è togliersi a volte quei dubbi, quelle insicurezze, quelle anche paure, giustamente, che possiamo avere tutti noi nel far partire un progetto che ci sta a cuore, però lei deve perché ha la conoscenza, è strutturata e ha delle lame bellissime. Io ho un carro di trionfi con un mondo, quindi la riuscita può essere solamente, assolutamente, è un sì pieno per Rosanna. Pieno, Ok. guarda, vado avanti a mettere giù quest'altra, eccole qua. Bello, c'è una bella ruota di fortuna. Deve assolutamente essere determinata nel portare avanti questo progetto, perché ce la fa. Perché ce la fa. E se troverà qualche piccolo ostacolo nel cammino, è proprio un qualcosa di minimo. Lo supera Devo senza andare avanti e non problemi. tornare indietro, però. Devo No, andare avanti e ecco, non non si deve tornare fermare quell'appeso, è al primo ostacolo, non facciamo tipo gambero. Capito come? Belle carte, Ross, belle Belle, carte. belle, belle, Ross, bene, bellissimo. Allora, Silvia, io direi devo stare saluti così Franci ci chiude anche la diretta. Sì, perché ce la chiude da lì lei, sì. Allora, Francesca, adesso noi salutiamo così tu gentilmente ci chiudi la diretta. Allora, io ringrazio Francesca, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio te Silvia e devo dire una cosa. Adesso devo dire una cosa. Posso dire una cosa? Ecco, mi metti paura, vai. Adesso io devo dire una cosa. Finalmente abbiamo avuto la possibilità, anche se per poco tempo, anche se per 10 minuti, di fare 10 minuti da sole, io e te. Visto che non ci vogliono far fare le dirette insieme, perché abbiamo due energie dissonanti, allora qui voglio dire, finalmente abbiamo avuto questa possibilità. Dio Vedi? c'è e io ho le prove. Sei contenta? Oh, batti a me tu mi Vedi? fai Lo vedi che se poi tutto quanto viene, tutto. Ed è l'universo ci ha perfetto ascoltato. così. Mi dispiace per Francesca, però sì, 5 minuti da sole Li siamo proprio, dai, faranno su. prezzo, visto che non ce l'hanno fatte fare le dirette insieme. Avanti. Mannaggia. Onoratissima di essere in tua compagnia, grazie sempre. Io altrettanto, Patti. Io, Grazie. Franci, ringrazio a te che ci segui dal cellulare, Grazie. fantastica come sempre.
con questa meravigliosa rubrica di San Lorenzo stasera ci siamo divertite come sempre, la nonostante svirgolata. e la svirgolata, nonostante le connessioni ballerine, va bene comunque. Ringraziamo sempre il maestro che ci dà questa possibilità. E Patti, grazie a tutti quanti presenti e grazie a te, compagna spettacolare di E viaggio di merende. e anche compagna di merende. È un piacere veramente passare il tempo insieme, è sempre un piacere. È un onore per me fare le carte insieme a te. Grazie, Assolutamente. onoratissima anche io, ovviamente, grazie di cuore. La tua energia mi risuona tanto e mi dice va bene così. E Idem. va bene così. Va bene, detto ciò, se questa ci chiude la diretta, ci fa un favore, no? Che ne pensi? Francesca, grazie per chiudere la diretta. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a tutti come sempre. Quindi che dobbiamo fare adesso? Penso che o ci chiude Francia e usciamo noi. E quindi basta fare la freccettina così e andiamo via. Così, semplicemente, no? Sì, Andiamo. vado, io vado, tu esci. Ciao Silvia, ti voglio bene, buonanotte e sogni d'oro. Anche a te, tesoro, anche io, un bacio.